Benvenuti cari amici di mobileos.it, quest'oggi facciamo una nuova puntata, numero 41, quindi benvenuti a questa nuova puntata. Questa settimana è stata caratterizzata principalmente dalle nuove feature, dalle nuove caratteristiche riguardanti WhatsApp. Sarebbe molto interessante quindi riuscire a fare le chiamate anche con il famoso la famosa applicazione di messaggistica. Vedremo un po' come andrà a finire questa storia e cercheremo di capire come si potranno fare e quando poi sarà resa possibile questo per tutti gli utenti. Vi abbiamo fornito alcune guide, quindi tramite quelle spero che riusciate già a capirci qualcosina in più. Detto questo, che è la notizia più importante, o comunque una delle più importanti, come sempre le altre notizie hanno riguardato le altre informazioni che in genere diamo sui vari prodotti top di gamma. Vado a rileggere un po' di notizie generali. Per esempio, abbiamo parlato dei prezzi riguardanti il Samsung Galaxy S6 e il Samsung Galaxy S6 Edge, e quindi volevo aprire un po' le news di questa settimana con questo discorso. Mi sembrerebbe, visto che se avete visto l'articolo che abbiamo fatto, i prezzi base dell'S6 e dell'S6 Edge sarebbero 749 e 849 euro per la versione 32 GB, e poi si va a salire per 64 e 128 GB. Ecco, questo prezzo mi sembrerebbe un po' elevato, alzare 50 euro il prezzo della versione base, diciamo, le Samsung Galaxy S6 mi sembra un po' esagerato, come andare a far pagare la versione Edge ben 849 euro. Per carità, sicuramente la versione Edge avrà una progettazione dei costi superiori con il display curvo, però mi sembra che si stia andando sempre di più verso la politica di Apple, cioè quella di avere prezzi molto molto esagerati rispetto poi in realtà a dispositivi che secondo me potrebbero costare benissimo di meno. Quindi spero che Samsung riveda vivamente questi prezzi, sempre se questi verranno confermati, e spero che riesca a tenere almeno il classico 699 come prezzo base per il Samsung Galaxy S6. Ma io lancio un'altra proposta: dato che stiamo facendo più tagli, facciamo uscire il 32 GB a 599. Sarebbe davvero una ottima, come dire, un lancio ulteriore per l'affermazione dei top di gamma di Samsung nel mercato. Detto questo, spero che le mie parole vengano ascoltate da Samsung. Abbiamo visto alcune altre informazioni riguardanti l'LG G4 e l'HTC One M9 e M9 Plus. Vedremo se il G4 uscirà con delle versioni particolari, con lo schermo 4K, con una versione stylus con la penna, se l'HTC One M9 Plus avrà uno schermo ampio da 5,5 oppure leggermente più piccolo. Insomma, saremo a vedere. Queste sono altre cose che abbiamo trattato. Abbiamo trattato poi il Huawei Ascend P8, altro dispositivo molto interessante che sicuramente sarà presente o a Barcellona o nell'evento di Londra. Queste sono ancora queste due diversità nelle indiscrezioni, che o avverrà quindi il lancio al Mobile Congress, quindi praticamente a inizio marzo, oppure a metà aprile a Londra, o l'uno o l'altro. Comunque vedremo il nuovo P8, un dispositivo che sicuramente avrà la solita attenzione ai dettagli e ai materiali di Huawei, quindi vedremo un po' come rinnoverà la serie P l'azienda cinese. Detto questo, poi vi rimando naturalmente all'articolo per approfondire il discorso. Poi abbiamo parlato di OnePlus, della Oxygen OS, quindi la nuova versione, diciamo, del sistema operativo che sarà inserita nei nuovi dispositivi dell'azienda, visti i problemi avuti con Cyanogen, che vi abbiamo già parlato sul sito. Quindi, insomma, questo era il discorso generale. Infine abbiamo parlato dell'iPad Plus, ancora rumors sul possibile tablet di Apple da quasi 13 pollici, e di Lumia 435 e 532. Il 435 uscirà proprio in questi giorni in Italia, il 13 febbraio precisamente, e abbiamo parlato della promozione del Lumia 535, cioè comprando il 535 per San Valentino si avrà un 435 in regalo. Questa è davvero una buona promozione da parte di Microsoft. Bene, detto questo, invece abbiamo fatto sempre le nostre classiche guide, alcune su WhatsApp l'ho già anticipato, altre su come aggiornare per esempio il Moto G 2013, quali sono gli acquisti migliori da fare, le offerte migliori, insomma tanta carne al fuoco, e infine le recensioni. Abbiamo parlato
del Samsung Galaxy S5 contro l'Asus Zenfone 5, contro il Huawei Ascend G7, quindi anche, abbiamo parlato anche di questi due smartphone, della recensione di questi prodotti. Abbiamo introdotto l'anteprima del Sony Xperia 03 Compact e dello Xiaomi Hongmi 2, quindi anche prodotti interessanti. E sempre rimanendo nell'ambito cinese, vi abbiamo parlato anche della recensione del Douyin DG 900 Turbo 2, quindi tanta carne al fuoco. Recensione anche del Motorola Moto G 2014. Per la settimana nuova sicuramente ci sarà l'Hangout giovedì, quindi in realtà dovrebbe essere, controllo un attimo, infatti è proprio così, è giovedì 12, faremo l'Hangout come sempre alle 19. E poi per quanto riguarda le recensioni, andremo a concludere gli unboxing, quindi a fare la recensione finale di Xperia 03 e dello Xiaomi, e poi proveremo un tablet davvero molto interessante con funzioni telefoniche, ma non ve l'anticipo perché ve lo scoprirete poi in settimana, ma l'ho appena ricevuto, quindi un prodotto molto interessante. Detto questo, direi che è tutto per questa settimana, ci vediamo alla prossima, cari amici di mobileOS.it. Nel frattempo qui continuano a suonare i telefoni. Ciao!